Ciao, sono Leslie Pario, biologo nutrizionista. Oggi ti voglio parlare di infiammazione e alimentazione. La reazione infiammatoria è una serie di eventi che avvengono come risultato di uno stimolo infiammatorio o stress di natura diversa. Può essere una temperatura, la pressione fisica, sostanze chimiche, tossine rilasciate da batteri dannosi, una risposta quindi del sistema immunitario o qualsiasi tipo di stimolo nocivo, comprese emozioni e cibo, possono indurre una reazione infiammatoria e anche le reazioni allergiche e l'eccesso di tessuto adiposo. Fu nel primo secolo d.C. che il medico romano Celsus per la prima volta descrisse l'infiammazione come un evento, descrivendone i suoi quattro segni fondamentali, che sono il rossore, rubor, calore, calor, gonfiore, tumor e dolore, dolor. In particolare nell'infiammazione acuta troviamo queste caratteristiche, dove abbiamo degli infiltrati cellulari, dei fenomeni vasculo e sudativi. Infatti il rossore e il calore sono causati dal maggior afflusso di sangue nella zona danneggiata. Il gonfiore appare a causa dell'edema per l'accumulo di essudato infiammatorio e per la formazione di coagulo negli spazi tessutali ammalati. E il dolore è causato ovviamente da sostanze chimiche come le chinine e altri mediatori chimici che vengono rilasciati in seguito al danno tessutale che si genera e alla morte cellulare. Poi c'è la funziolenza, cioè la perdita della funzione dell'organo oppure la guarigione. L'infiammazione cronica invece si caratterizza per la sua lunga durata e la presenza di un infiltrato cellulare monocitario e da eventi vasculo-ossidativi assenti, cioè non c'è questa esudazione. Si può parlare infatti anche di infiammazione silente, di cui spesso non ci si rende conto, ma che causa comunque uno stato di allerta costante, per tutte le nostre cellule immunitarie. Le nuove ricerche in campo di neuroscienze metabolomica e PNEI hanno dimostrato che la risposta infiammatoria può venire attivata anche in seguito a stress emotivi e a stress biochimico, quindi mangiare senza nutrirsi. Emozioni come rabbia, paura, angoscia, senso di colpa causano un'attivazione dell'asse dello stress prolungata, quindi l'asse ipotalamo-ipofisi surrene. E l'obesità contribuisce a mantenere lo stato infiammatorio perché le cellule adipose producono citochine, così anche un eccesso di istamina può scatenare questa reazione. E come la causa può essere multifattoriale, così anche le conseguenze dell'infiammazione cronica possono essere diverse. Dalle più banali come la ritenzione idrica e la cellulite, dolori articolari, allergie, muco, riduzione delle difese immunitarie, disturbi dell'umore, ansia, depressione, agitazione e malattie più gravi come malattie cardiovascolari, autoimmunitarie, respiratorie e diabete. Procedendo con i miei studi, quello di cui sto avendo sempre più conferme è il fatto che i nostri organi sono profondamente correlati gli uni agli altri, i nostri sistemi si comunicano a vicenda e a seconda della nostra predisposizione genetica siamo portati a sviluppare un disturbo o una patologia piuttosto che un'altra. Per questo ho già parlato del sistema immunitario e di allergie e ho già anche ben spiegato il ruolo del microbiota intestinale dell'infiammazione, se vuoi andarti a vedere qualche video. E l'infiammazione silente è subdola, In perché in particolar modo oggi mi voglio soffermare su quali sono gli alimenti più infiammatori e quali invece gli alimenti e i nutrienti ti possono aiutare a ridurre l'infiammazione. Sarò magari un po' ripetitiva, do per scontato anche che gli alimenti infiammatori vanno ridotti se non evitati perché non basta inserire quegli antinfiammatori per ottenere un effetto. Certo può aiutare, ma sarà più efficace e ti farà stare meglio disinfiammare dalla radice, quindi dalla base. Quindi quali sono questi alimenti infiammatori? Cibi industriali lavorati e ricchi in grassi cattivi, zuccheri semplici e bevande zuccherate e gasate, cereali raffinati, farine bianche, un eccesso di sale, compresi anche i cibi in scatola insaccati, eccesso di latticini, proteine animali e alcolici. Troverai molti articoli in cui ti parlo dell'effetto infiammatorio degli zuccheri, ma oggi voglio portare l'attenzione anche all'effetto di uno sbilanciamento di omega 6-omega 3.
Infatti l'alimentazione occidentale è ricca di carne e formaggi e la conseguenza è che le membrane delle nostre cellule sono più ricche di colesterolo e acidi omega-6, arachidonico in particolare, che hanno un effetto infiammatorio, questo acido arachidonico. È importante anche sottolineare che il nostro cervello è formato da grasso, quindi infiammazione cerebrale con carenza di omega 3 è stata riscontrata in pazienti, ad esempio, col morbo di Alzheimer, depressione e disturbi anche di bipolari. Una dieta ricca in carni e formaggi può produrre un aumento della metilazione di alcune aree cerebrali con aggravamento della schizofrenia o delle psicosi. Quindi è ormai assodato che una dieta eccessiva, sia come quantità di calorie, sia come presenza di zuccheri raffinati e determinati tipi di grassi, come appena detto, provoca l'attivazione di fattori di trascrizione nucleare come l'NFKB, causando segnatura epigenetica delle cellule immunitarie, quindi attivandole e aumentando l'infiammazione in sostanza. Invece, pratiche infiammatorie sono ridurre latticini e glutine perché è stato osservato un benefico ruolo del digiuno seguito da alimentazione vegetariana senza glutine e latte perché deriva nettamente i sintomi, ad esempio nell'artrite reumatoide, e si accompagna a una riduzione dell'attività anticorpale contro gli antigeni contenuti nel glutine. La ragione di ciò pare essere correlata a una riduzione dell'immunoreattività degli antigeni del cibo eliminato con il cambio di dieta. Per questo, tra i cereali, in questo senso, è meglio scegliere riso integrale, rosso, nero, miglio, sorgo, pseudocereali come ad esempio il grano saraceno, l'amaranto, la quinoa e limitare i latticini a seconda della risposta infiammatoria individuale. Poi è importante quindi bilanciare gli omega 3 e omega 6 che rivestono un ruolo di particolare importanza se bilanciati, e infatti la nostra dieta, come ho detto prima, è bilanciata a favore degli omega 6, che sono una ventina di volte superiore agli omega 3. Per aumentare il consumo di omega 3 è bene scegliere pesce e animali terrestri o comunque volatili non di allevamento, oltre che frutta secca, semi oleosi, olio di semi oleosi derivati, estratti a freddo mi raccomando, come ad esempio può essere l'olio di semi di lino e l'extravergine di oliva. Micronutrienti comunque importanti come possono essere d'aiuto, ad esempio il resveratrolo, la curcumina, il butirrato e acidi grassi a catena corta prodotti dalla nostra flora batterica intestinale in seguito all'ingestione di fibra e di prebiotici, sono antinfiammatori. I flavonoidi, come ad esempio le antocianine contenute negli alimenti viola, come le prugne, i mirtilli, uva, hanno effetti di controllo sull'infiammazione, regolando la via d'espressione di quella sostanza chiamata NFKB, che abbiamo visto essere attivata invece da zuccheri e determinati tipi di grassi. Poi si conosce il ruolo della vitamina C, della lisina, della prolina, dello zinco, importanti per la produzione del collagene, dell'elastina e delle catecolamine, degli steroidi. E, ci sono delle dimostrazioni che si possono arrivare fino a 2-3.000 mg per individui sani e 5-6.000 mg per individui con maggior rischio di malattie cardiovascolari, come assunzione di vitamina C, quindi andare anche oltre. Per chi ha a che fare invece con calcificazioni articolari, oltre alla vitamina C, è importante la vitamina K2, il magnesio e la D3 che regolano il trasporto del calcio e lo inibiscono a livello arterioso articolare. I micronutrienti dove sono presenti? Oltre che negli integratori, se appunto ne avete bisogno, anche nella frutta e nella verdura, meglio più di stagione e fresca possibile, almeno 5-8 porzioni al giorno. Altre pratiche fondamentali, sono l'idratazione, quindi il bere a sufficienza, respirare all'aria aperta per ossigenare i tessuti e meditare, che ha un'azione antinfiammatoria e ben convalidata a livello scientifico. E il riposo, perché durante il riposo il nostro corpo rimuove le sostanze di scarto dal nostro corpo e quindi è fondamentale riposare. Sono tante le pratiche antinfiammatorie, per cui mi auguro con questo video di averti dato un piccolo spunto di riflessione e un'idea da dove iniziare. Metti un bel mi piace e condividilo con chi sai possa averne bisogno. Ci vediamo nel prossimo video.
Di questo e di altri approfondimenti parleremo nella masterclass mucodolori articolari e infiammazione. Trovi il link per iscriverti nei commenti qui sotto.